Siamo con il signor Lodato, operatore della Bellice Ambiente. Siete qui ormai da 4 giorni a scioperare per avere uno stipendio. 6 mesi di stipendi arretrati sono tanti. Come procede la vostra protesta? Allora, la protesta continua anche per nei giorni successivi, che verrà la Santa Pasqua, che verrà pure Pasquetta, un giorno del divertimento per tutti, dovrebbe essere, ma noi siamo qui dentro con le nostre famiglie, tutti i colleghi che vogliono, c'è chi può venire e chi non se la sente di venire perché ha altri impegni, però nonostante siamo qua ad oltranza, abbiamo deciso stamattina pure di andare a fare un giro per le nostre vie della città. Perché è nato questo? Da un'intervista che ha rilasciato il sindaco, dicendo alla cittadinanza che il servizio svolto con il 191 è un servizio che lui sostiene, che sta risparmiando soldi. In più la città la vede molto più pulita. Noi abbiamo fatto delle riprese, ve le mandiamo, assieme con 10 dipendenti della Bellice Ambiente, perché l'aula consigliare resta e rimarrà fino a quando non ci sono risposte concrete, occupata, anche se abbiamo fatto una richiesta al Presidente del Consiglio e al Sindaco per occupare l'aula. In caso di una necessità così grave di fare un consiglio comunale, noi la sgombriamo. Solamente in quel caso la nostra richiesta è stata accettata, l'abbiamo protocollata e saremo qua ad oltranza. Bene, dove siete stati a fare queste foto? Allora, cosa avete trovato? Allora, gli dico che c'è di tutto, in particolar modo amianto in alcune zone. Ci sono le riprese fatte da oggi, documentate. Animali morti. Animali morti, che un collega mio purtroppo ha avuto pure il coraggio di alzarlo e farlo vedere, non per fare immagine e fare pubblicità, la realtà di quello che si vede. Fattoria, Tonnarella, vicino al centro di raccolta nella via Marsala, antistante al centro di raccolta dove c'era una volta il vecchio mercatino. Comunque le foto parlano di quello che si vede, lo scempio che c'è nella nostra città. Voi passerete la Pasqua qui, anche la Pasquetta, in che modo la passerete? Allora, c'è intanto, devo ringraziare la partecipazione di fornai, pasticcerie. E il sindaco anche là, lo devo smentire, perché dice questa gente che appoggia queste dipendenti? Non lo so perché ci appoggia, noi non abbiamo coinvolto nessuno, c'è un passaparola. Qualcuno viene la sera, nel pomeriggio, e porta 50-60 panini, caffè, 10-12 tiglie di pizza, arancine. Posso fare il nome, non per pubblicità, attenzione, se no lo può cancellare. Lamia, no, li può fare. Norrito, Rustichello, Alagna, Trasmaso, aiutatemi voi. Perché purtroppo lo scoiattolo, crime, patrificio crime. Il ristorante che c'è qua vicino, Piazza del Saturo, che noi andiamo per prendere una pizza e ce ne da 10. Riggs. Non lo so che cosa sta quindi succedendo. Quindi è grande la solidarietà da parte dei cittadini mazzaretti. Sì, sì. Nonostante che purtroppo qualcuno dice perché questa solidarietà, capiscono l'esigenza. In effetti c'è. Qual è il riscontro invece da parte della politica mazzarese? Allora, devo dire che non è una presenza di massa, diciamo così, da parte dei consiglieri comunali della città di Mazara del Vallo, ma devo dire che 6-7 consiglieri di Mazara, non voglio dire nome e cognome perché non mi interessa dirlo, perché non faccio politica e neanche facciamo politica all'interno di questa aula consigliare, si sono mosse telefonicamente e di presenza. Di presenza te lo dico perché io ero presente all'assessorato, direttamente alla regione dal governatore Crocetta, dove ci ha ricevuto il capo dipartimento armenio e l'assessore contraffatto, hanno discusso. E con la presenza del sindacato di Mazara, che ci ha accompagnato, perché noi non eravamo in grado se no di andare direttamente a farci ricevere né dall'assessore né anche dall'ingegnere armenio, ci hanno ricevuto, hanno sentito le nostre problematiche, già lo sanno perché in un altro incontro che è avvenuto precedentemente, prima sempre alla regione, al dipartimento, ce n'era discusso assieme con gli 11 sindaci, dove ha partecipato pure il vice sindaco di Mazara. Stanno muovendo, ci hanno fatto capire, si stanno muovendo tante forze politiche, noi l'accettiamo, e di qualsiasi colore che esse siano.